a tutti, sono Marta Suvi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò della recensione di Air, la storia del grande salto, il film diretto da Ben Affleck con Ben Affleck e Matt Damon che parla della creazione del modello di scarpe Nike Jordan, oppure Nike. Vale la pena andarlo a vedere? Il film uscirà il 6 aprile, se volete scoprire se è il film perfetto per la vostra serata oppure no, allora rimanete con me fino alla fine del video. Se vi piacciono i miei video oppure li trovate utili, vi aiuto con qualche lettura in più per quanto riguarda alcuni film, allora potete sostenere il mio lavoro abbonandovi al mio canale oppure mettendo like, lasciando un commento qui sotto, salutando Al, il nostro amico algoritmo. Qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube, il mio shop e anche il sito delle magliette, ovvero Pumpling. Con il mio codice, il codice sghicio, voi otterrete un paio di calze omaggio e allo stesso tempo sosterrete il mio lavoro. Ma il film di che cosa parla? Il film vede come protagonista Sonny, interpretato da Matt Damon. Lui è praticamente un ricercatore di talenti, lavora per Nike e lavora nella parte basket. Il suo obiettivo è trovare giovani talentuosi che costino poco e che indossino le loro scarpe Nike, in un periodo in cui questa marca se la vede molto molto male. Nel 1984 Nike è veramente all'ultima spiaggia. Il brand di punta è Adidas, poi ci sono subito dopo le Converse, almeno nel mondo del basket. Nike si è concentrata nel pubblico bianco, medio borghese, oppure ancora sull'atletica leggera. Ha puntato tutto sulla corsa, ma il basket è un territorio totalmente inesplorato. L'obiettivo di Sonny è uno, quello di ingaggiare Michael Jordan, un ragazzo appena uscito dalle superiori che forse potrebbe andare in NBA. Ma Michael Jordan al momento è una grande promessa, costa troppo e soprattutto non ha nessuna intenzione di firmare per Nike. Ma come sono riusciti a fare quello che poi sarebbero state delle scarpe onnipresenti dentro ogni negozio di sport? Beh, lo scoprirete guardando il film perché qui nel dettaglio non si fanno spoiler, però vi parlerò un po' di com'è il film e se è il film perfetto per la vostra serata oppure no. Ma iniziamo subito a parlare del film. Allora, per quanto riguarda Ben Affleck come regista, sinceramente qui l'ho apprezzato, mi è piaciuto molto e secondo me è uno di quei film che gli statunitensi ci stanno proprio in fissa. È uno di quei film, per quanto riguarda la regia, molto molto asciutto, pulito, dove la regia nemmeno si vede, nulla di strabiliante, nulla di niente di troppo bello, diciamolo tranquillamente, ma fa semplicemente il suo lavoro e anzi in una maniera anche abbastanza dinamica secondo me. È una di quelle classiche storie dell'underdog, la persona su cui nessuno puntava, che aveva un sogno che sembrava assurdo, ma in realtà era qualcosa di geniale. Ben Affleck io sinceramente lo preferisco decisamente dietro la macchina da presa. Qui interpreta il CEO della Nike, un tizio che sta sempre là con i piedi addosso alla macchina da presa, e a quanto pare lo faceva veramente, e sinceramente era un tipo già parecchio eccentrico, ma la recitazione di Ben Affleck a me sinceramente non ha convinto per niente, mentre invece mi ha convinto molto molto di più quella di Matt Damon. Ben Affleck l'ho trovato eccessivamente macchiettistico, senza contare poi i capelli, quei ricetti così, il reparto trucco e parrucco, diciamo, in certi personaggi è stato perfetto, in altri personaggi il che è un pochino un problema perché toglie un pochino credibilità a certi personaggi. Se poi quei personaggi sono pure recitati male, abbiamo un problema. Però questi sono dettagli. Il film in genere ha dei pro e dei contro. Ovvero, questo è il classico film che piace a Hollywood. Sulla scia, diciamo, di quelli che magari rischiano anche di essere candidati agli Oscar, perché un po' si è lanciato su quella scia che è piaciuta molto, ovvero stile The Wolf of Wall Street, La Grande Scommessa, tutti questi film da uffici, diciamo così, su dei grandi azzardi finanziari che poi si rivelano qualcosa di geniale, in alcuni casi. Personaggio sottovalutato, che gioca contro le regole, guarda lì, riesce a vincere. Sono proprio quei personaggi che piacciono un sacco, inoltre a interpretare questo tipo di personaggio è Matt Damon, altro fidanzatino, diciamo, degli Stati Uniti, nonostante ci abbia 70 anni tra un po', però uno di quei personaggi che piace molto, quindi secondo me incasserà un sacco, almeno negli Stati Uniti. Tutte queste cose rendono il film il pacchetto perfetto per essere apprezzato e fare il botto di soldi negli Stati Uniti. Sarà interessante vedere un po' all'estero come va, sinceramente, perché si parla di uno sport che non è così forte come negli Stati Uniti, di personaggi che, o di brand che sì, sono apprezzati, però insomma un po' meno. Quindi sono molto curiosa, però di base questo film è estremamente godibile. È uno di quei classici film statunitensi che sì, ti danno un po' di mordente, ti raccontano una storia, quindi quasi autobiografici, con dei dettagli di cultura pop e anche tanti momenti così di sollievo in cui ti fai una risata e funzionano molto bene. E secondo me questo film, se volete un film che parla di questa storia e è un po' non da Oscar, però molto spensierato e dinamico, secondo me è perfetto. Allo stesso tempo, questo film ha delle pecche che secondo me non inficiano la possibilità di trovarlo godevole, perché secondo me lo è.
però io vi dirò sotto certi aspetti alcune cose che secondo me potevano essere migliorate, perché secondo me sotto certi aspetti è un po' un'americanata. Mi è piaciuta un sacco l'apertura per quanto riguarda questo film, c'è una sorta di midle per quanto riguarda gli anni 80 che ci inseriscono all'interno di questo ambiente, con un midle molto molto carino, e all'inizio ci sono immagini del film che vengono inserite all'interno dell'immagine dell'epoca con una finta pellicola, finta grana anni 80, è stato molto carino. Poi quando il film inizia veramente, che Matt Damon parla per la prima volta, ovviamente questa grana scompare. La parte della musica è praticamente una playlist degli anni 80, grandi successi degli anni 80. Bella, però allo stesso tempo un pochino troppo non personale per quanto riguarda il film. Però molto molto bella e molto godibile. Altro aspetto, scenografia. Se i costumi secondo me sono abbastanza, insomma, ci hanno messo un po' di tempo, e ho apprezzato anche che non siano la versione macchiettistica degli anni 80, dall'altra parte la scenografia secondo me spunta più che altro su due o tre props che sono tipici degli anni 80, ma non ci sentiamo esattamente all'interno di quell'epoca. Siamo lì all'interno, vediamo le macchine, vediamo il computer vecchio, però non sentiamo proprio questa onnipresenza, come per esempio in continuazione a vedere, a cercare il cercapersone, non è inserito bene all'interno della sceneggiatura così da farci entrare proprio in un altro mondo. Magari potrebbe essere anche una strategia per non alienare troppo il pubblico attuale, il che insomma sarebbe sensato. Parliamo di un altro elemento. Michael Jordan. Tutto questo film ruota intorno a Michael Jordan, ma Michael Jordan non c'è, non ha voluto o non ha potuto partecipare al film. Questo rende per forza di cose obbligatorio rendere centrale la figura della madre di Michael Jordan, che anche nella realtà ha avuto un ruolo fondamentale per quanto riguarda questa storia. E qui inizia un po' un problema. Da una parte noi abbiamo Viola Davis, un'attrice che è 18.000 volte meglio di Matt Damon e di Ben Affleck, di tutto altro il cast, relegato in una parte sì importante, ma senza tanto diciamo livelli, sfumature, tante cose su cui lei potrebbe giocare. Quindi un ruolo importante a livello narrativo, ma niente di che, dovete poi inventare qualcosa per rendere personale il personaggio. E Viola Davis è un'attrice che ha i premi tanto quanto Meryl Streep, rendiamoci conto. È un po' peccato, secondo me, vederla sempre relegata molte volte alla semplice parte dove ci serve un personaggio di una donna nera, buttiamoci lei. È veramente un peccato e anche una mancanza di rispetto per la grande professionalità che ha, per il suo immenso talento. Dall'altra parte, quindi, hanno dovuto rendere centrale la sua figura perché Michael Jordan non esiste all'interno di questo film, compare solamente tramite immagini dell'epoca, e io ho trovato veramente, ma veramente fuori luogo, quando praticamente si parla del futuro di Michael e c'è tipo un medley di sue immagini che si vedono nei media, immagini di repertorio, di partite, eccetera, eccetera. C'è un momento addirittura dove a caso si mettono immagini tra filetti di giornale, scena del crimine, secondo cui quando hanno sparato al padre. Io l'ho trovato bruttissimo, soprattutto visto che c'è il personaggio, una persona che interpreta il personaggio del padre lì, questa cosa viene buttata così, non viene contestualizzata, non ti dà nemmeno il tempo di metabolizzarla, viene trattata un po' come una scena come un'altra. L'ho trovato veramente brutto. È veramente brutta anche un'altra cosa, il fatto che in certe scene sia fondamentale vedere la reazione di Michael Jordan, ma Michael Jordan non si può inquadrare, c'è un attore che lo interpreta, però noi lo vediamo sempre di spalle, al massimo da qua in giù, ma niente di che. Il che secondo me è un grande problema per creare anche pathos in certi momenti. Il film non ne ha risentito più di tanto, però secondo me si è sentita troppo sta cosa. Per forza di cose, come vi ho detto, tutto si concentra sul personaggio di Viola Davis, ovvero la madre di Michael Jordan. Il film, come vi ho detto, è godibile, non sto facendo, diciamo così, però secondo me poteva essere meglio con delle aggiunte, ovvero il motivo per cui Michael Jordan non vuole firmare con Nike e preferisce Adidas non si capisce. Non viene spiegato, secondo me, abbastanza bene il contesto di Michael e il contesto generale all'interno del film. Sono andata a vedere se la sceneggiatura fosse stata scritta da una persona afroamericana o da una persona di una certa età. E non è così. La sceneggiatura è di Alex Convery, che è un ragazzo bianco ed è molto giovane. Secondo me questo è stato un po' un problema. Allora, il proprio colore della pelle o la proprietà o quello che hai vissuto per forza di cose non vuol dire che assicura una certa posizione o una certa sensibilità su certi temi. Non sto dicendo quello. Ovviamente la possibilità di vivere qualcosa ti dà una possibilità in più, perché magari hai vissuto e quindi non è che devi riflettere su alcune cose o alcuni aspetti, ma magari le hai vissute direttamente e quindi le hai apprese semplicemente dal contesto sociale.
In quell'epoca, siamo nel 1984, Nike c'era una forte, diciamo, sensibilità per quanto riguarda il rapporto tra bianchi e neri. La cultura era fortemente influenzata dalla black culture e da una parte si rubava apertamente dalla black culture negli Stati Uniti, dall'altra parte c'erano finalmente tante personalità nere che riuscivano a ottenere potere sociale, economico e anche la fama. Si parla a grandi linee qui all'interno del film che le Adidas sono ce l'hanno ai piedi rapper, i Run DMC, un gruppo di rapper, ha fatto una canzone proprio su questa marca, e si parla brevemente di questa cosa. Si parla anche che Nike era un prodotto per bianchi che andavano a fare jogging, eccetera, eccetera. Si parla vagamente di questa cosa, però secondo me non abbastanza. Era effettivamente il simbolo un po' della cultura nera, volendo o meno. Se tutte le persone, tutte le persone afroamericane importanti avevano ai piedi le Adidas, quello diventava lo standard. Proprio perché era lo standard di una certa cultura. E si faceva anche molta attenzione a, diciamo, in inglese si dice talk with your money, ovvero parla, metti i tuoi principi. Cioè, metti i soldi laddove sono i tuoi principi, e se determinate cose tu le percepisci come una cosa che esclude la community nera, allora non gli devi dare i soldi. E quindi, non avendo magari molti atleti sponsorizzati che erano neri, la percezione anche del brand Nike era di un certo tipo. Ovviamente il film si spertica sul sottolineare una cosa che è verissima, ovvero le origini di Adidas, che è stata fondata da un nazista. Se volete qualche curiosità, io vi consiglio anche di vedere come è nata la Fanta. Il punto centrale del film è il motivo per cui vogliono ingaggiare i personaggi Michael Jordan, e anche perché vogliono prendere una parte del pubblico nero che sta avendo sempre più potere economico, potere sociale e influenza sulla massa, non solo sulla community nera, ma sta scrivendo la storia a livello generale. E il motivo per cui vogliono Michael Jordan è anche questo. C'è infatti una scena all'interno del film in cui, insomma, i genitori parlano con l'unico uomo nero che lavora all'interno di Nike e dicono: ah, finalmente un fratello. Tutti elementi che hanno avuto un'influenza o avrebbero potuto averla, visto il clima sociale di quell'epoca, che il film ovviamente sta molto lontano da parlarne. Perché dire, insomma, ci piavano per razzisti, perché non c'eravamo abbastanza atleti neri e volevamo un atleta nero di spicco, così ci prendevamo i soldi della massa del target afroamericano, diciamo che è difficile farlo uscire bene, anche se so cose inevitabili per quanto riguarda l'economia. Senza però questo approfondimento, o almeno farlo capire un po' di più su come era la cultura, la moda, anche tutto, diciamo che l'impuntarsi di Michael Jordan sembra quasi uno scemo, uno che dice: vabbè, ma ha proprio fissato il ragazzino. Il che secondo me è un po' un peccato per il film. Inoltre, il film evita di dire anche un'altra cosa, che sì, Michael voleva firmare con l'Adidas, ma l'Adidas non è che è mai veramente entrata in competizione, perché non sapevano cosa offrire, il fondatore era da poco morto, e c'erano la moglie, che è morta un anno dopo, quindi era una signora anziana, il figlio, quattro figlie più i quattro mariti che decidevano, e l'Adidas, uno, non voleva offrire tanto quanto Nike, due, aveva quasi scartato Michael Jordan perché lo considerava troppo basso, nonostante fosse 1,90 m. Quindi un dettaglio che, diciamo, non è che era a favore per quanto riguarda la narrazione, ecco. Ma nonostante ciò, il film, come vi ho detto, queste sono delle minuzie interessanti che vi fanno capire un po' come funziona la narrazione a Hollywood, e ci sta, ecco. Però è interessante anche sapere com'è la storia reale. Il film per me è godibile, anche divertente sotto molti aspetti, e per una bella serata. Non certo un capolavoro, però un film carino. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji di una scarpa. Se vi sono stata utile con questo video, fatemelo sapere, e se andate a vedere il film, fatemi sapere i vostri pensieri. Grazie mille ancora, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!